Buongiorno a tutti quanti, oggi è mercoledì 2 dicembre. Oggi strano, me lo sono ricordato, aspetta, sicuramente ho sbagliato. Eh no, invece ci ho preso. Volevo farvi vedere una cosa bellissima. Qua nieva, però ha già un po' smesso di nevicare, mannaggia. Nieva! Devo cambiare sempre stanza perché in casa mia ci sono sempre, giustamente, i miei genitori che fanno casino, parlano, quindi io non riesco per niente a usare la telecamera e a parlare tranquillamente. Comunque è venuta la neve e quale giorno migliore per fare l'albero con la neve? Niente, adesso facciamo l'albero insieme perché, allora, io adesso ho un gattino, come avrete notato sicuramente, e so già che... Se vede un albero, quella lì va giù di testa. Noi abbiamo sempre avuto un albero che tenevamo su un tavolino, altezza comunque uomo, cioè altezza gatto anche. Io ho avuto un cane per 15 anni, non sarei mai cacato troppo l'albero. Un po' le palline la incuriosivano, però non l'ha mai buttato giù. Io so già che Yuki lo butta giù quell'albero ed è anche abbastanza grandino. Quindi abbiamo preso da Amazon un albero molto più piccolino e lo mettiamo proprio in un punto in alto che per ora non ha ancora raggiunto. Ma io so già che prima o poi lo raggiunge, a maggior ragione se c'è quell'albero. Comunque adesso facciamo la prova insieme. Ho sentito molti pareri da voi, insomma, su Instagram. La maggior parte mi ha detto che appunto l'albero con i gatti nisba. Invece alcuni altri fanno l'albero tranquillamente, quindi dipende dal carattere del gatto ovviamente, però vedendo come aggredisce qualsiasi cosa, non penso proprio che l'albero possa essere risparmiato. Comunque niente, mi ha fatto albero. Allora, Yuki è già in postazione ovviamente, sta esplorando. Mi raccomando, state buona. Questo è l'albero che abbiamo acquistato. Io ho un faro qua che magari dopo vi faccio vedere, che ho preso perché la mia casa è abbastanza buia e poi fuori non aiuta perché è tutto buio, però la sala è abbastanza buia come sta. Io! Allora, me ne aiuta. Many times, many ways, Merry Christmas to you. Chestnuts roasting, Jack Frost nipping at your nose. So I'm offering this simple phrase. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas. Chestnuts roasting, Jack Frost nipping at your nose. So I'm offering this simple phrase. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas. Chestnuts roasting, Jack Frost nipping at your nose. So I'm offering this simple phrase.
Buon pomeriggio, sono quasi le 5, io e mamma ci cimentiamo nel preparare un dolce. Chissà cosa verrà fuori. Vediamo. Avremo della mela, pasta frolla e inventiamo. Non lo so in realtà cosa dobbiamo fare. Vediamo.